La fede è la più grande eredità che i genitori possano trasmettere ai propri figli attraverso il battesimo. È Papa Francesco a sottolinearlo durante la messa presieduta nella Cappella Sistina in occasione della festa del battesimo del Signore. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, ha ricordato il Pontefice, Maria e Giuseppe lo portarono al Tempio per presentarlo a Dio. Un evento paragonabile a quello che ha visto protagonisti i 26 bambini, 13 maschi e 13 femmine, battezzati dal Papa durante la celebrazione. Ed è ai loro genitori che Francesco si è rivolto. Voi avete chiesto la fede. La Chiesa, quando vi consegnerà la candela accesa, vi dirà di custodire la fede in questi bambini. E alla fine non dimenticatevi che la più grande eredità che voi potesti dare ai vostri bambini è la fede. Cercare che non venga persa, farla crescere e lasciarla come eredità. Il tema del battesimo è restato centrale anche all'appuntamento dell'Angelus e prima della preghiera mariana il Papa ha sviluppato la sua meditazione partendo dall'istante in cui lo Spirito Santo è disceso su Gesù, quando Giovanni Battista lo battezzò nelle acque del fiume Giordano. Un evento, ha ricordato Papa Bergoglio, che è attestato in tutti e quattro i Vangeli e nel quale è avvenuto il passaggio dal battesimo basato sul simbolo dell'acqua al battesimo di Gesù in Spirito Santo e fuoco. Lo Spirito Santo, infatti, nel battesimo cristiano è l'artefice principale. È colui che brucia e distrugge il peccato originale, restituendo al battezzato la bellezza della grazia divina. È colui che ci libera dal dominio delle tenebre, cioè del peccato, e ci trasferisce nel regno della luce. E ai fedeli riuniti in piazza San Pietro, Papa Francesco, a conclusione dell'Angelus, ha indicato un'azione concreta da fare per rinvigorire la fede proprio attraverso il battesimo. Tutti noi siamo stati battezzati. Ringraziamo per questo dono. E vi faccio una domanda. Chi di voi conosce la data del suo battesimo? Sicuramente non tutti. Perciò vi invito di andare a cercare la data, chiedendo per esempio ai vostri genitori, ai vostri nonni, ai vostri padrini o andando in parrocchia. È molto importante conoscerla, perché è una data da festeggiare. È la data della nostra rinascita come figli di Dio. Per questo compito a casa per questa settimana andare a cercare la data del mio battesimo.